Bene, buon pomeriggio e grazie per essere qui, per averci fidato questo vento e questo freddo, questa giornata di gennaio. E rischiavamo di non avere il professore perché il professore è venuto direttamente da Bologna e naturalmente verso Bologna era prevista anche maltempo, quindi è stato coraggiosissimo, noi la ringraziamo anche per questo coraggio. Un benvenuto e un saluto a tutti voi. Riprendiamo il ciclo degli incontri degli seccati alla figura di Dante che hanno avuto il patrocinio dell'ufficio scolastico territoriale di Treviso e un ciclo che con questo pomeriggio abbiamo la conversazione del professor Giuseppe Ledda, conversazione dal titolo Dante e la Bibbia, modelli biblici nella commedia. È un tema che come comitato della Dante abbiamo affrontato poche volte, è un tema anche complesso che c'era stato un po' in qualche modo preannunciato dalla professoressa Melisurgo la volta scorsa e che questo pomeriggio cerchiamo di affrontare in maniera più approfondita con il professor Ledda. Alcune note per conoscere il professore: è naturalmente ordinario di letteratura italiana all'Università di Bologna e il suo principale campo di ricerca sono gli studi danteschi e medievali. Si è occupato anche di letteratura del Rinascimento, Pulci e Ariosto, e dell'Ottocento e Novecento con Pascoli Montale, e condirettore della rivista L'Alighieri, membro del comitato direttivo della rivista Studi Danteschi, membro del consiglio scientifico della Società Dantesca Italiana e del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Dantesche del 2021 e dei comitati scientifici di centri di ricerca italiani e internazionali. Grazie ancora per aver accettato questa nostra proposta e questo nostro invito. Quindi la conversazione mirerà a porre in risalto come Dante elaborò i significati e i fini della commedia attraverso un confronto ininterrotto con le scritture che gli offrivano un amplissimo repertorio di metafore, di figure ed episodi esemplari e di temi teologici e narrativi su cui fondare la propria grande opera. Io le lascio la parola e auguro a tutti buon ascolto. Grazie, grazie mille professoressa, grazie a tutti per essere qui, nonostante appunto il tempo abbastanza clemente, ma più clemente di quello che io temevo. Infatti stamattina ho scritto alla professoressa perché a Bologna è annunciata neve, soprattutto in serata, e temo ancora di rimanere bloccato stasera alla stazione di Bologna, ma speriamo, insomma, ho sfidato comunque questa situazione per essere qui con voi. E il tema appunto che tra quelli possibili che avevo ipotizzato è stato scelto dalla vostra associazione è questo dei modelli biblici, la Bibbia, Dante e la Bibbia. Ora è un tema effettivamente un po' paradossalmente un po' strano. Sembra un tema ovvio eppure un tema strano. Qui abbiamo anche degli insegnanti, mi diceva la Presidente, insomma, partecipano gli insegnanti a questa. Noi siamo un po' nelle aspettative, poi ovviamente gli insegnanti, alcuni magari riescono a inserire, però nella nostra tradizione scolastica, al di là dei singoli casi particolari, nella nostra tradizione scolastica il rapporto con la Bibbia degli scrittori italiani, non solo di Dante, per cui è fondamentale, ma degli scrittori italiani, è un rapporto totalmente ignorato, totalmente assente. D'altra parte, un po' la Bibbia è un po' assente più ampiamente nella nostra tradizione scolastica. E questo, insomma, è un dato piuttosto interessante. Per quanto riguarda in particolare Dante, questa assenza è ancora più sorprendente rispetto alla presenza della Bibbia nella commedia. Un libro recente che ha censito
le presenze bibliche nella commedia, ha individuato circa 1000 e più riferimenti, non 1000 per dire uno, 1000, più di 1000 proprio numerati uno per uno. Quindi anche solo a livello quantitativo un analogo censimento fatto per Virgilio, andando a individuare nei commenti danteschi, nelle centinaia di commenti danteschi scritti in questi 7 secoli, si vanno a trovare tutti i riferimenti biblici che sono più di 1000, si vanno a individuare tutti quelli virgiliani, che voi capite sono tanti, tantissimi, no? Li studiamo continuamente, ne parliamo sempre anche a scuola, e sono poco più di 400, che sono sempre un'enormità, però ecco, voi capite, la Bibbia è quasi il triplo, e quindi anche solo a livello quantitativo. Però so, per una serie di motivi un po' particolari che un po' ci portano forse anche all'attualità, perché come si diceva prima con la vostra presidente, ecco, siamo stati un po' risvegliati un paio di giorni fa dall'oblio, dal down post-centenario in cui io mi trovavo, perché dopo che per tutto il 2021, mezzo 2022, ho dovuto rispondere a interviste sull'attualità di Dante, su Dante oggi, insomma, sulle cose che interessano ai giornalisti di solito, e quindi ero un po' rilassato. Invece è esplosa questa cosa del Dante, fondatore del pensiero di una certa parte politica o dell'altra, gli altri sono levati da noi, invece fondatore di quell'altra, ma non di quell'altra, insomma, e Dante è fondatore di tutte queste tradizioni in realtà, e di nessuna però di queste, perché effettivamente è un pensatore, è un poeta, non dimentichiamoci, un poeta di una tale complessità, di una tale ricchezza, di una tale pluralità di prospettive, di una tale molteplicità di spunti, di occasioni, di temi, di punti di vista, perché poi fa parlare i personaggi. Tutti quelli che incontra ci raccontano la loro storia, dal loro punto di vista, con le loro idee, la loro voce, le loro parole. Quindi si crea una specie di caleidoscopio multiforme di punti di vista sul mondo. Poi certo c'è un punto di vista unitario che Dante cerca di tenere insieme, che è un po' un punto di vista teologico di cui poi il poeta si fa interprete. Però questa unitarietà non soffoca la pluralità, la complessità, la molteplicità delle voci. E questo crea una grande tensione che, secondo me, è parte fondamentale della poesia della commedia dantesca e del fatto che dopo 7 secoli siamo ancora qui a leggerla, a studiarla, e non solo in Italia, ma in tutto il mondo, e non solo a studiarla a scuola o in modo un po', diciamo, per impararla, ma studiarla per capirla, fare delle ricerche, degli studi in tutte le università del mondo. Sono degli studiosi che fanno ricerca, scrivono, studiano, pubblicano articoli, libri, centinaia e centinaia ogni anno. Perché se fosse il fondatore del pensiero di destra o di sinistra o di centro, o di sopra o di sotto, forse non saremo dopo 7 secoli qui a studiarlo con tanta intensità. Forse siamo qui a studiarlo proprio per la complessità, la pluralità, la ricchezza, la molteplicità delle prospettive. Poi è chiaro, se uno va a prendere un pezzetto e lo assolutizza, può dire ecco il fondatore di questo. Se va a prendere un altro pezzetto e lo assolutizza, dice ecco il fondatore di quest'altra, ma sono due cose opposte. E anche questa contraddittorietà potenziale è una delle risorse che lo rendono così vivo e potente ancora oggi. Ecco, questo del rapporto con la cultura religiosa è un tema un po' particolare, perché in Italia, negli ultimi 2 secoli e mezzo, cioè i tempi, diciamo, del dantismo moderno, perché i primi secoli ovviamente era un autore ancora vicino, quindi ci sono stati tanti commenti nel 300, fino alla metà del 400, sino addirittura poi alla metà del 500, sempre più lontani. Quindi un'attenzione varia, plurale, complessa a Dante c'è stata. Poi tra 600 e 700, come sapete, un pochino è venuta meno
questa spinta, Dante sì veniva studiato, ma il modello petrarchista era prevalente per la linearità, la semplicità, l'eleganza, la raffinatezza rispetto alla drammaticità un po' barbarica della lingua dantesca. E poi invece con la seconda metà del Settecento, con le generazioni romantiche, si è ripreso il gusto in tutta Europa di questa drammaticità potente della poesia dantesca. Ma in Italia questa riscoperta romantica di Dante si è accompagnata a un fenomeno peculiare, che è quello della lettura di Dante come poeta nazionale, come profeta della nazione, come padre della lingua, e quindi ha avuto un ruolo non più come autore, ma come mito, come simbolo di italianità, come profeta della nazione, ha avuto un ruolo importantissimo per le generazioni dei patrioti del Risorgimento. E tutti avevano il loro tantino in tasca, sino alla Prima Guerra Mondiale è stato un fenomeno di identità nazionale. Infatti i centenari del 1865 e poi del 1921 hanno avuto questa potente identità nazionale. Quello del 1865 all'indomani dell'unità d'Italia, a Firenze, che in quel momento era proprio capitale d'Italia, quindi luogo della nascita del poeta, profeta della patria, era il luogo anche in cui era la capitale del nuovo regno d'Italia. E poi questa identità nazionale è molto forte, oggi la possiamo vedere anche nella sua ingenuità, anche nella banalizzazione, nella strumentalizzazione del mito di Dante, però ha avuto insomma un ruolo fondamentale per quello che noi, che la nostra nazione è poi diventata. Nel 1921 queste spinte nazionalistiche stavano diventando non più, ecco, delle spinte di una identità, di un nuovo Stato che si costruisce finalmente, ma un'identità, diciamo, aggressiva, ecco, un nazionalismo aggressivo che avrebbe portato di lì a poco agli esiti che conosciamo. Invece nel 1965 e ancora di più nel 2021, questo nostro centenario, ci siamo resi conto di Dante come poeta globale, come poeta universale. Ma la particolarità su cui volevo richiamare la vostra attenzione della ricezione ottocentesca è quella del Dante risorgimentale, che sì, sembra tutto in positivo, ma qual era il grande ostacolo per l'unità d'Italia nella percezione dei patrioti? Era lo Stato della Chiesa, era il Papa. Allora ecco che quegli elementi di violenti attacchi che Dante compie al potere temporale della Chiesa e ai papi del suo tempo venivano enfatizzati sino a farne appunto un fiero avversario della Chiesa, del Papa, e quindi ricordate tutti la formula di Foscolo, il ghibellin fuggiasco, cioè Dante che era un guelfo, ancorché bianco, diventa un ghibellin fuggiasco in questa lettura di radicalizzazione. Per cui ecco, nel trionfo dantesco dell'Ottocento la Chiesa resta un po' in disparte, un po' anzi infastidita da questo uso di Dante, non riesce ad appropriarsene. Soltanto negli anni che precedono il centenario del 1921 inizia a esserci una nuova, un nuovo protagonismo da parte cattolica, e tanto che c'è un'enciclica per una lettera apostolica, per mio dire, nel 21, un'altra nel 65 e un'altra Papa Francesco l'ha fatta anche per questo 2020. Quindi diciamo negli ultimi tempi c'è stata una ripresa di attenzione da parte della Chiesa, che ha sofferto, diciamo, l'anticlericalismo del Dante risorgimentale, e invece si è riappropriata dei temi spirituali e religiosi che nella poesia di Dante ci sono, è inutile negarlo. E anche quando critica la Chiesa, quando critica i papi, quando critica gli uomini di Chiesa, lo fa con una sorta di amore per la Chiesa, che ama nella sua purezza e che vede invece corrotta negli indegni uomini, ecco, che si trovano a reggerla, ma nella sua
purezza di istituzione, appunto l'amore è dominante. L'ho preso un po' lunga per collegarci un po' anche all'attualità, no, delle discussioni di questi giorni. Cos'è successo a un certo punto? Che una delle caratteristiche del fascismo è stata quella, quindi anche una caratteristica che ha avuto degli effetti benefici e ancora oggi positivamente attivi, di risolvere il conflitto tra lo Stato e la Chiesa, che è un conflitto che appunto nel Risorgimento era stato violento, proprio un conflitto bellico vero e proprio, per cui voi capite che insomma era difficile sanare appunto quella rottura, quello scontro militare che c'era stato. E sapete tutti i patti lateranensi con l'esito. Quindi, diciamo, il fascismo ha adottato l'eredità nazionalistica del Dante risorgimentale, portandola a estremi parossistici di un nazionalismo aggressivo e imperialistico, totalmente fuori luogo, ma radicato in qualche modo nella versione risorgimentale. Però ci ha aggiunto una volontà di attenuare invece il contrasto con la Chiesa e quindi mettendo un po' la sordina sul Dante anticlericale. E anzi si è creato un Dante, diciamo, clerico-fascista che ha dominato nella scuola del ventennio, è stato utilizzato dal regime a scopi propagandistici e quindi ha creato poi nelle generazioni successive alla Seconda Guerra Mondiale una certa ripulsa, un certo fastidio nei confronti di questi usi politici di Dante. E anche quindi la dimensione spirituale, la dimensione religiosa della poesia di Dante si era trovata a essere strumentalizzata all'interno di questa lettura clerico-fascista, chiamiamola così, che quindi utilizzava la dimensione religiosa e spirituale inserendola in questa dimensione. E quindi noi siamo cresciuti, io direi un po' tutti, ecco, quelli presenti in questa sala, quelli più o meno giovani, con un Dante che è il Dante del dopoguerra, che è un Dante invece totalmente laico, un Dante poeta della realtà, poeta della lingua, poeta del pluristilismo, del plurilinguismo, no? Le parole d'ordine dei grandi dantisti del Novecento, Gianfranco Contini, ecco, per dire uno che ha dominato con i suoi punti di vista la critica. Quindi siamo cresciuti in questa totale estraneità di Dante a una cultura religiosa. Negli ultimi decenni, finalmente, ecco, stiamo riprendendo ad apprezzare, in modo totalmente laico, ma capace quindi di vedere in modo laico la presenza di una dimensione spirituale e religiosa nella poesia che leggiamo, stiamo imparando ad apprezzare invece la presenza di questa dimensione religiosa nella poesia di Dante. E quindi per questo è un argomento paradossalmente nuovo e paradossalmente strano parlare di Dante e la Bibbia, nonostante siano più di un migliaio le riprese evidenti di Dante e la Bibbia. Ecco, scusate questo piccolo preambolo, ma anche per collegarci alle riflessioni suscitate, diciamo, dalle esternazioni degli ultimi giorni e cercare un po' di storicizzare e di vedere dove siamo noi rispetto a questa storia della ricezione di Dante negli ultimi due secoli. Ora, se noi prendiamo queste mille e più occorrenze, ovviamente riusciamo certo a parlarne in un'ora o neanche in un paio d'ore, neanche in una settimana. Quindi io ho pensato di selezionare un numero molto limitato in realtà di queste occorrenze, ma quelle che ci mostrano come non si tratta solo di occorrenze sparse perché sono personaggi presi dalla Bibbia, perché sono dei versi che servono a rappresentare una certa situazione tra le mille situazioni che Dante rappresenta, ma sono proprio passi, personaggi, episodi che vengono attivati nella memoria del lettore per costruire l'identità di Dante come personaggio e come poeta. Personaggio che, smarrito nella selva, compie questo viaggio nell'aldilà e
poeta che racconta questo viaggio. Sono due istanze dell'io, due modalità dell'io, entrambe fondamentali e necessarie. Ebbene, per entrambe queste due modalità dell'io, i modelli, ecco perché c'è questa parola strana, modelli, non vi parlerò di Dante Rabina in generale, ma di quei personaggi, episodi e situazioni che Dante utilizza come modello per costruire la propria identità. Vede abbastanza l'incipit del poema, questo lo sappiamo tutti, nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura e ci dà. Il lettore medievale a noi non ci dice nulla, ci viene in mente magari l'ultima pubblicità che non so, qualche anno fa c'era quella di Neri Marco Re smarrito nella selva e poi il suo telefonino non prendeva, ricordate, ne abbiamo sentite di tutti i colori pubblicità su questo primo verso. È un verso molto serio, perché è il primo verso con cui il nuovo poema parla al suo lettore. E chiaramente il lettore medievale attiva subito la memoria di un versetto biblico, in dimidio dierum meorum, nel mezzo del cammino di nostra vita. Questo è un versetto del profeta Isaia che parla, che riporta il cantico di ringraziamento del re Ezechia, insomma, bisognerebbe poi sempre contestualizzare, eccetera. Ma quello che ci interessa è questa eco biblica, cioè la voce del nuovo poema inizia riecheggiando le parole della Bibbia. Per di più, che cosa vuol dire? Abbiamo le nostre professoresse qua quando chiedono all'interrogazione cosa vuol dire mezzo del cammino della vita. E vuol dire che il protagonista aveva 35 anni. Ma perché da voi salta fuori questo dato? Beh, perché la vita umana dura 70 anni. Boh, ma chi lo dice che dura 70 anni? Non è un dato statistico? Non credo che durasse 70 anni al tempo di Dante. Lui stesso, poverino, è morto ben prima. Non era un dato statistico, era un dato culturale, era una sorta di dato dell'antropologia, cioè nella suddivisione della vita umana, nella sua compiutezza in varie età, ecco, col 70° anno si compie la perfezione. Poi alcuni vivono anche di più, c'era una vita, una età ulteriore, il segno è felicemente lunga, quanto vogliamo, però i 70 anni costituivano il compimento di una vita. Ma da dove veniva? Chi l'ha detto? L'ha detto la Bibbia. Quindi anche questo dato si basa, vedete, su questo Salmo 89 che stabilisce in 70 anni la durata della vita dell'uomo. Da qui naturalmente le enciclopedie, i trattati fissavano questo dato che però raccoglievano da lui. Ma se noi andiamo a vedere, fare un confronto tra il versetto di Isaia, in dimidio dierum meorum, e il verso di Dante, troviamo che, a parte la differenza, diciamo, vita, giorni, insomma, che non è molto interessante, la differenza principale è l'esistenza di una metafora. Non dice nel mezzo o alla metà della nostra vita, ma dice del cammino, cioè del viaggio della vita. Aggiunge questa metafora che non c'era nel testo biblico di Isaia. Ma da dove viene questa metafora che la vita è un viaggio? Sembra una banalità, ma in realtà è una banalità per noi, ma non per l'uomo medievale, non per l'antropologia cristiana medievale. Perché è il dato principale dell'antropologia medievale. L'uomo, in seguito al peccato originale, viene dalla Bibbia questa idea, l'uomo in seguito al peccato originale, che è successo? È stato allontanato da Dio, è stato mandato in esilio da Dio. La condizione dell'uomo nella vita terrena è una condizione di esilio. Non l'esilio di Dante da Firenze, ma l'esilio dell'uomo da Dio. E quindi la vita deve essere interpretata, ora che grazie al sacrificio di Cristo sulla croce è possibile per l'uomo tornare a casa, tornare dal Padre, tornare a Dio, ora la vita dell'uomo sulla terra deve essere interpretata come la condizione di esilio che si fa viaggio di ritorno.
La vita è un viaggio, non come per noi che ci sentiamo esploratori, andiamo a cercare, se pensiamo a questa metafora la intendiamo in questo senso, di una ricerca di sempre nuove. No, tutto il contrario, la meta è chiara, è un viaggio che deve andare dritto alla meta, al ritorno a Dio. Ecco perché tutte quelle immagini, poi che ci sembrano un po' banali, la vita via, era smarrita, la selva, sono immagini legate a questo grande immaginario biblico della vita come viaggio di ritorno. Smarrire la via che porta alla meta, vuol dire smarrire, perdere il senso stesso della vita, che è questo ritornare al Padre. E rischia di tenerci per sempre in esilio. Infatti ora non abbiamo tempo di esplorare, ma se voi andate a cercare le occorrenze della parola esilio nella comunità, scoprite che solo una riguarda l'esilio politico di Dante. Questa lo strale che l'arco dell'esilio priva saetta in Paradiso 17. Le altre cinque occorrenze riguardano invece l'esilio come condizione della vita terrena, l'esilio da Dio. E in particolare le prime due sono nel sintagma l'eterno esilio, dove l'inferno, la condizione di dannazione, viene definita come un prolungamento dell'esilio terreno. Cioè i dannati saranno per sempre in esilio da Dio. Ecco, l'eterno esilio. Quindi smarrire la via, smarrirsi nella selva, significa poi condannarsi alla dannazione, cioè all'eterno esilio. Quindi vedete che solo per capire il primo verso dobbiamo attivare almeno tre elementi biblici: la durata della vita di 70 anni del Salmo, la voce del profeta Isaia, individuo di Irume Orme, e la grande metafora della vita umana come viaggio di ritorno. L'uomo nell'antropologia medievale era definito homo viator, l'uomo viaggiatore, l'uomo che cammina, che è in viaggio, ma un viaggio, ripeto, verso la patria. Infatti le due opposizioni erano in via, in patria, quando sarà tornato in paradiso da Dio. Quindi ecco, qui ancora il modello non è, diciamo, utilizzato proprio per la costruzione dell'identità dell'io, però vedete quanto fin dal primo verso le metafore, i modelli biblici sono fondamentali per stabilire il senso letterale, 35 anni, il tono biblico del nuovo poema che inizia, che si presenta subito come un poema biblico, e poi anche le grandi metafore portanti come quella del viaggio, della vita umana come viaggio. Ecco, anche, non so se qua si legge, ma tanto riconoscete benissimo i tre animali, le famose tre fiere, e su cui posso soffermare a lungo perché ci vorrebbe tanto tempo, ma la lonza, il leone e la lupa sono nella memoria di tutti, e però da dove vengono? Anche questi vengono da un modello biblico, il profeta Geremia, che parla di tre animali che attaccano gli uomini ribelli alla legge di Dio, che sono Leo e Silva, dove ci sono anche una serie di risonanze, Lupus, e poi Pardus. Quindi vedete, abbiamo il leone, il però perso un lupus deserti, mi è saltata una parola, scusate, un lupus deserti o desertorum, ora non ricordo, e poi il Pardus. Comunque ci interessa questi tre animali, il leone, il lupo, e questi ce l'abbiamo, e poi ecco finalmente capiamo cos'è questa benedetta lonza, che non sappiamo mai nei commenti, cioè la pantera, il leopardo, il ghepardo, la lince, e questo per la persona. È un pardus. Il problema è che pardus non c'è la parola pardo in italiano, ecco, il pardus latino, Petrarca e pochi altri tra 200 e 300 hanno utilizzato il latinismo pardo. E invece si usava appunto questo volgarismo, lonza, che però poi si è perso, e quindi facciamo... ora, al di là della identificazione zoologica, che è sempre rischiosa con i bestiari medievali, il pardus è conosciuto nella
nei bestiari medievali, nell'esegesi biblica, perché poi è un animale che compare altre 6-7 volte nella Bibbia, e quindi gli esegeti biblici dovranno chiedere: ma quando nella Bibbia si parla del pagus, cosa vuol dire? No? Il simbolismo dell'esegesi biblica è legato agli animali, alle piante, alle pietre. Quindi si chiedevano qual era il significato allegorico, morale degli animali, delle piante e delle pietre. Ebbene, il pagus era sempre identificato come un simbolo di frode. E quindi la Bibbia, l'esegesi biblica, ci dà anche una traccia per interpretare correttamente la triade degli animali, che ancora oggi nei commenti danteschi viene, a mio avviso, erroneamente intesa come la lonza, simbolo di lussuria, il leone di superbia e la lupa di avarizia. Ma questo non ha proprio nessunissima base né nei bestiari medievali né nell'esegesi biblica, invece ha una base molto più forte, partendo dal simbolismo della lonza, cioè del pardus, come emblema di frode. Si può leggere in modo più efficace come i tre animali prefigurino le tre grandi tipologie del peccato, che infatti poi sono punite nell'inferno. Quindi c'è una perfetta omologia, diciamo, tra il modo in cui il vizio si rappresenta nella vita terrena, cioè rappresentato allegoricamente dai tre animali, e il modo in cui viene punito l'inferno. Quindi la lonza rappresenterà la frode, il leone la violenza e la lupa l'incontinenza, che include al suo interno anche l'avarizia, ma che d'altra parte ci viene detto della lupa, appunto, che molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e quindi la lussuria, che dopo il pasto ha più fame che prima, e quindi la gola. Insomma, è un emblema di tutti i vizi che hanno a che fare con l'incontinenza, non solo con l'avarizia. Ma questo ora non possiamo approfondirlo, se volete ci torniamo dopo, però per darvi un'idea di come, diciamo, una attenta considerazione della Bibbia e dell'esegesi biblica, perché la Bibbia si accompagnava poi a una esegesi secolare dei testi biblici e poi all'uso della Bibbia nella comunicazione medievale. Dante ascoltava la Bibbia quando andava in chiesa e sentiva i predicatori, che erano degli uomini importantissimi, dei grandi comunicatori, dei grandissimi intellettuali, quando leggeva dei trattati di filosofia o di morale, la Bibbia veniva continuamente citata. E quindi attraverso questa grande presenza pervasiva della Bibbia e dei significati che alla Bibbia venivano dati, si possono avere delle chiavi di lettura e di interpretazione anche per la poesia di Dante, che ci aprono prospettive nuove, perché semplicemente non le abbiamo finora magari considerate in modo abbastanza attento. Ma veniamo finalmente al, appunto, quello che vi dicevo, l'io, Dante. Se abbiamo visto che sono molto importanti le prime parole del poema nel mezzo del cammino della vita, saranno importanti anche le prime parole che pronuncia il protagonista, quello che chiamiamo Dante personaggio, cioè quello che era nella selva, che poi cerca di essere il colle, che poi incontra Virgilio, che poi fa il viaggio, quello lì. Poi quando torna a casa si mette a scrivere, ma sono due, no? Due istanze diverse, il viaggiatore e poi lo scrittore. Bene, quali sono le prime parole che pronuncia nel suo viaggio? Sono queste qua: quando vidi colui costui nel gran deserto, miserere di me, gridati a lui, qual che tu sii, ombra, certo, naturalmente, quello, quando gli appare l'ombra, appunto, del poeta Virgilio, e lui non sa, si accorge che, insomma, l'aria è evanescente, non era fioco, per cui resta un po' incerto se sia un'ombra o un uomo in carne e ossa, ma le prime parole sono miserere di me. Questo miserere di me è una parziale traduzione, una ripresa e traduzione del Salmo 50, miserere mei, di misericordia di me, è uno dei salmi penitenziali, uno dei più importanti tre salmi penitenziali. Il salmo in cui il poeta, consapevole del proprio peccato, chiede perdono a Dio e inizia un cammino penitenziale. Ma i salmi erano attribuiti al re Davide. Quindi è la voce di David che risuona nelle prime parole di Dante. Quando Dante dice miserere di me, riprende
la formula davidica miserè mei. Ovviamente subito ci fa vedere che tratta la Bibbia con una spericolatezza, diciamo, linguistica straordinaria, perché mantiene il miserere, cioè l'imperativo miserere in latino, ma poi traduce il mei, il genitivo, in di me, miserere di me. Infatti nelle edizioni moderne voi avete miserere in corsivo, io ho dimenticato di metterlo in corsivo perché è in latino, e di me invece in tondo perché è tradotto in volgare. Quindi già subito con la citazione ci fa vedere anche come, diciamo, manipola linguisticamente il testo della Bibbia Vulgata. Quando parliamo della Bibbia, parliamo ovviamente della Bibbia in latino, della Bibbia Vulgata, e quindi... Ora, si può dire però miserere, vabbè, l'ha detto Davide, ma l'hanno detto tutti, l'ha detto Zucchero, l'ha detto, come si chiama, Pavarotti, no? Cioè, per dire... è entrato nella liturgia, è entrato non nella... quindi è diventata una formula liturgica. Quindi forse dicono, ma qui forse esagera dire che Dante fa risuonare la voce di Davide. In realtà è una formula della messa, è entrata nella liturgia e la dicono tutti. Però alla fine del poema Dante riutilizza, vedete, il canto 32esimo del Paese, qui siamo all'inizio del primo canto, qua siamo nel penultimo. A un certo punto nell'Empireo vede le grandi donne del popolo ebraico e le nomina una per una. C'è Eva, c'è Sara, c'è Giuditta, adesso non ricordo tutte, e c'è alla fine Ruth. Di tutte dice il nome, solo di Ruth, che è l'ultima della lista, usa una perifrasi, cioè non dice il nome Ruth, ma dice colei che fu bisava al cantor che per doglia del fallo disse misere mei, una perifrasi nella perifrasi, cioè fu la bisnonna di David, la bisnonna del cantore che per doglia del fallo, cioè per il dolore del peccato, disse misere mei. Quindi alla fine ci dice, guarda che all'inizio, quando ho detto misere di me, volevo proprio fa risuonare la voce di Davide, perché è Davide colui che, consapevole del male compiuto, consapevole dei propri peccati, per il dolore del peccato si rivolge a Dio e chiede perdono, chiede misericordia. Ed è esattamente quello che io volevo fare all'inizio, appena uscito dalla selva, impedito nell'ascesa al colle dai vizi, perché gli animali rappresentano i vizi che ostacolano l'uomo nella ricerca della felicità, e chiedevo aiuto e chiedevo misericordia alla prima persona ombra che mi è capitata, ma in uno spirito di richiesta di aiuto e di ammissione della mia colpa, miserere me, e questa assunzione di responsabilità rispetto all'altro. E quindi il modello di Davide viene assunto come il modello, diciamo, l'archetipo biblico del peccatore penitente che, consapevole del proprio peccato, chiede perdono a Dio e si accinge a compiere un percorso penitenziale. E quindi non ci sorprende che il miserere, non più come salmo di voce davidica ma come formula liturgica e come preghiera penitenziale, diventa una delle cifre del purgatorio. Ora non possiamo, diciamo, aprire delle finestre troppo ampie, ma se voi rileggete i primi canti del Purgatorio vi rendete conto che i due grandi modelli su cui si costruisce all'inizio la seconda cantica sono, da una parte, il viaggio di ritorno, perché le anime del Purgatorio sono effettivamente il viaggio, non sono ancora arrivate in patria, non sono più completamente in esilio, sono nel viaggio. Continuano il viaggio, quel viaggio di ritorno, ma loro sono sicuri di arrivare prima o poi in paradiso, a casa. E però, quando arrivano sul cosiddetto vasello snelletto e leggero dell'angelo non nocchiero, stanno cantando che cosa? In exitu Israel d'Egitto, il Salmo 113 che celebra l'esodo, cioè la fuga degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto verso la terra promessa.
L'esodo era una delle grandi immagini che la cristianità medievale interpretava proprio come una metafora biblica della vita come viaggio. Ecco, la vita non è che un esodo in cui dobbiamo fuggire dalla schiavitù del peccato per rivolgersi verso questo viaggio che ci porta alla terra promessa. Certo, bisogna attraversare il mare e poi bisogna attraversare il deserto, ma dobbiamo farlo. Quindi il primo grande tema del purgatorio, l'esodo, quindi la vita come viaggio del ritorno. Secondo, il secondo gruppo di anime che Dante incontra nel quinto canto del purgatorio, le anime dei morti per forza, quelli che sono morti improvvisamente, quindi non hanno avuto il tempo di pentirsi pienamente, confessare a un sacerdote i propri peccati, avere l'assoluzione, l'estrema unzione, eccetera, sono morti così sul campo di battaglia oppure violentemente uccisi in qualche modo, però nell'ultimo istante di vita si sono rivolti a Dio, hanno chiesto perdono e quindi quel chiedere perdono, il miserere e la preghiera che li rappresenta e continuano nel purgatorio a girare in questa antipurgatorio, zona di attesa, cantando il miserere. Quindi il miserere viene riattivato in questa situazione purgatoria. Ora, David è un personaggio straordinariamente importante nella commedia e questo è qualcosa che appunto nella nostra tradizione critica e scolastica non viene valorizzato, almeno per la mia esperienza, e può essere uno spunto, ecco, per i colleghi che ci sono, per affiancare una cosa molto bella, secondo me, nell'impossibilità di leggere tutto a scuola, tutto Dante, insomma, a meno che di fare una maratona, insomma, forse troppo frettolosa, però ogni tanto si può fare, leggere dei canti così veloci per far sentire il flusso narrativo, anche se non capiamo tutto, capiamo che è un grande narratore in ogni caso, però può essere bello anche, diciamo, fare dei percorsi, e quindi dei percorsi che possono essere intorno a dei personaggi del mondo classico, Enea per esempio, oppure i grandi miti ovidiani, non so, Fetonte, Narciso, sono tanti personaggi ovidiani che Dante riprende e riprende in più punti della cantica, delle tre cantiche, ma anche personaggi biblici. Un percorso su David, per esempio, su Mosè o su Paolo, come vedremo, potrebbe essere per affiancarlo, per far vedere ai ragazzi che in questo poeta c'è tutto. C'è la storia, c'è la cultura classica, c'è la Bibbia e c'è la capacità di mettere insieme questa pluralità. Quindi, tornando al discorso di prima, no, tutta questa pluralità non si può banalizzare in formule semplificatorie che necessariamente sono false e banali. Dunque, il secondo ritorno di David è un percorso che pure la nostra tradizione scolastica giustamente è un po' sacrificato, cioè quello degli esempi nel purgatorio. Nel purgatorio, in ogni cornice, ci sono degli esempi, sempre presentati con modalità diverse, di celebri casi del vizio punito, la cornice della superbia, esempi di superbia, e però anche, e anzi prima, degli esempi contrari della virtù che si oppone al vizio. Quindi ci sono degli esempi, per esempio, di umiltà nella prima cornice, quella superiore. Il primo esempio di virtù in tutte le sette cornici è sempre Maria, naturalmente questo sarebbe un bellissimo percorso da fare in libertà, senza nessuna intenzione, diciamo, confessionale o... c'è nella poesia di Dante, è anche un grande poema mariano. Sono sette episodi della commedia. Maria viene proposta come il modello supremo di ogni virtù, citando sette passi del Vangelo, cinque di Luca e due di Giovanni. Quindi anche questo è un altro dei percorsi della Bibbia che ora non possiamo. Ma il secondo, dopo l'esempio di Maria dell'Annunciazione, che davanti all'angelo che annuncia questo mistero incredibile dell'Annunciazione, e la risposta di Maria cos'è? Ecco la serva del Signore. Davanti al mistero della scelta incomprensibile, Dio faccia di me quello che vuole, sono la sua serva. E allora gli esegeti medievali dicevano: vedete quanto è umile Maria? Non dice ecce mater Dei, non dice ecce regina cieli, ma dice ecce ancilla Domini, non dice la madre di Dio, la regina del cielo, ma la serva del Signore. Beh, il secondo esempio è proprio il nostro David.
Quindi vedete che ha un rilievo straordinario. Poi saranno decine e decine gli esempi. Primo sempre Maria, poi il secondo è Davide. Davide è un strano esempio di umiltà. Perché umiltà? È un re, insomma, i re non brillano certo per umiltà, ma proprio per questo. Perché durante il trasporto dell'Arca Santa a Gerusalemme, il re di Israele, anziché aspettare nel palazzo, affacciarsi magari alla finestra e salutare dall'alto, scende per strada, si mescola alla folla dei suoi sudditi, si mette a danzare con loro, sollevando la propria veste, proprio a dimostrare che davanti a Dio lui non è nulla, è come l'ultimo dei sudditi, non c'è nessuna differenza. E in fondo vedete di contro, effigiata una vista di un gran palazzo, Micol, la moglie, figlia del re Saul e moglie del re Davide, insomma di stirpe regale, ammirava, sì come donna, dispettosa e triste. Invece Micol dall'alto osserva, dice: ma che figuraccia stiamo facendo noi, il re di Israele, scendere per strada, mescolarci col popolino, che figuraccia. Ecco, invece Davide diventa l'umile salmista, che vi ho evidenziato questa umiltà di Davide. Quindi vedete, però è umile ma anche salmista, cioè autore, poeta, autore dei salmi. E quindi questo apre una nuova potenzialità di Davide, che infatti quando sarà incontrato, viene incontrato nel paradiso, nel cielo dei giusti, dove il sesto cielo, il cielo di Giove, e Dante nel paradiso si inventa delle coreografie incredibili, spettacolari. I beati, per esempio, nel sesto cielo formano tutti insieme la figura di un'aquila, e quest'aquila parla con una sola voce, come se fosse una un'unica entità, invece è formata da una miriade di spiriti beati. Ebbene, i più eccellenti, i più giusti tra i giusti, segnalano questa loro eccellenza formando l'occhio dell'aquila. L'aquila era famosa per la sua vista, no? Aquila, diceva Isidoro di Siviglia, ab acumine visus, cioè oppure ab acumine oculorum, dall'acutezza degli occhi della vista. E quindi l'occhio dell'aquila era quello capace di vedere e quindi simbolo della giustizia più alta. Sono sei a formare l'occhio, cinque intorno e uno al centro, la pupilla dell'occhio dell'aquila. Ebbene, Davide è proprio la pupilla dell'occhio dell'aquila. Colui che luce in mezzo per pupilla fu il cantor dello Spirito Santo. Perché viene valorizzato questo fatto che Davide è un poeta, è il cantore dello Spirito Santo. Cioè, accanto ai salmi penitenziali ci sono i salmi di lode, in cui canta la grandezza di Dio. E quindi apre una potenzialità di cui poi vedremo qualche ulteriore sviluppo se facciamo il tempo. Ma torniamo un attimo alla nostra terzina iniziale. Quando vidi costruire il gran deserto, miserere di me. Fino ad abbiamo detto miserere di me, ci siamo soffermati su quello. Ma anche questo nel gran deserto gridai. A un lettore fiorentino, insomma, che ha come... è un poeta fiorentino che è stato battezzato nel battistero di San Giovanni, e che ha avuto come santo patrono San Giovanni Battista per tanti anni, e ha sentito mille volte, insomma, questo Vangelo e la definizione di Giovanni come vox clamantis in deserto. Beh, insomma, naturalmente fa risuonare come un Giovanni Battista che grida nel deserto, ma anziché gridare come faceva Giovanni annunciando la venuta del Messia, grida denunciando la propria colpa, chiedendo misericordia, una specie di Giovanni Battista che grida però con la voce di David, con la voce del peccatore penitente. Ma si apre una suggestione che vi lascio lì e che per adesso non approfondirò. Perché c'è un altro modello invece evidentissimo, potentissimo, che è quello di Paolo. All'inizio del secondo canto dell'Inferno, e ricordate quando appunto ha incontrato Virgilio, Virgilio ha detto: no, guarda, non si può salire il colle perché c'è questa bestia, una ecrina, lonza, leone, lupa, che attacca sino a uccidere chi tenta di salire al colle, e quindi dobbiamo fare un altro viaggio, a te conviene l'altro viaggio. Poi gli spiega esattamente dov'è questo viaggio, prima all'Inferno, poi al Purgatorio,
E poi, se vorrai andare in paradiso, verrà un'altra anima più degna di me e ti porterà. Io non ci posso andare perché ho stato ribellante alla legge di Dio e Dio non mi vuole nella sua città paradisica. Dante è talmente spaventato, ovviamente, dalla bestia, dalla lupa, che dice, vabbè, andiamo dove vuoi, andiamo all'inferno, basta che andiamo. Però poi inizia a venire paura quando si avvicina l'entrata nell'inferno. E quindi dica, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se le possente prima che all'alto passo tu mi fidi. Ma non è tanto la paura dell'inferno, ma è la paura di andare al di là di un confine, il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Perché chi ci è andato? Tanto due precursori gli vengono in mente. Enea, di Silvio parente, padre di Silvio, come racconta lo stesso Virgilio nel sesto libro dell'Eneide. Ma perché? Perché doveva avere una serie di notizie fondamentali per la vittoria delle guerre in Italia che avrebbero poi dato luogo al processo storico che avrebbe portato alla fondazione di Roma e dell'impero. Ecco perché Dio ha concesso a Enea di andare nell'aldilà, nel mondo dei morti. E poi, secondo, quindi Enea, e secondo, andò e poi lo fa d'elezione per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Cioè San Paolo, definito anche qui con una formula biblica, lo vas d'elezione, vas electionis. E quindi qua si uniscono due formule bibliche, il modello paolino del raptus, il raptus nel terzo cielo, il raptus al paradiso, nella seconda epistola ai Corinzi, quando appunto Paolo dice di essere stato rapito in paradiso, ecco quando cosa vuol dire andovi lo vas d'elezione, cioè è andato nell'aldilà, come racconta il suo raptus paradisiaco, ma questa formula invece vas electionis viene da un altro luogo biblico, dagli Atti degli Apostoli, dove si racconta il famoso accecamento sulla via di Damasco, no? Paolo, ricordate, si chiamava Saulo, non era un cristiano, anzi era un feroce nemico dei cristiani, una specie di capo della polizia religiosa che perseguitava i cristiani, che erano una setta pericolosissima. Era andato persino a Damasco a perseguitare la setta, la comunità cristiana di Damasco, ma mentre andava a Damasco e gli appare questa luce abbagliante, cade a terra privo di vista, sente delle parole e viene portato, accecato, privo di vista, a Damasco. Rimane lì per 3 giorni, quando a un certo punto Dio appare a un cristiano là della comunità di Damasco, tale Anania, e gli dice, guarda, vai da quest'uomo, mettigli le mani sugli occhi e battezzalo sul mio nome, perché quest'uomo è per me vas electionis, quest'uomo è per me il vaso della scelta, così veniva, quindi il ricettacolo, il recipiente in cui è scende, penetra, si riempie la mia scelta, anche se questo forse il significato che era quello che Dante attribuisce forse era diverso in origine, ma a noi ci interessa che invece lui lo intende proprio come vaso, come recipiente, ricettacolo della scelta di Dio. E quindi ecco che in questa terzina, in una terzina di mostruosa concentrazione, dopo 7 secoli Dante lo leggiamo ancora perché ha questa potenza di chiudere in una terzina, in un verso, in un sintagma, una straordinaria quantità di significato. Poi si sprigiona se lo sappiamo sollecitare e se lo sappiamo interrogare. Andovi poi la vas d'elezione per recarne conforto a quella fede, quindi andovi la vas d'elezione racchiude queste due cose, il raptus e la formula vas electionis, anche questa come miserere di me, vas d'elezione, viene tenuto il sostantivo e viene tradotto e gentile. E quindi vedete che i due modelli, i due grandi precursori del viaggio oltremondano all'interno di una missione affidata da Dio che deve compiersi al ritorno, sono Enea, fondatore di Roma e dell'impero, nel processo storico che porta Roma all'impero, e Paolo che grazie alla sua esperienza oltremondana può rendere più forte la fede che è quella che può far iniziare un cammino che porta alla salvezza. Quindi quando dice io non Enea, io non Paolo sono, chiaramente il senso profondo è io sono Enea, io sono Paolo. Cioè Dante unisce nella sua identità
nella sua nel viaggio oltre mondano e nella missione che deve compiere al ritorno, una duplice missione: la missione, diciamo, politico-terrena, di riportare gli uomini alla retta via del rispetto dell'istituzione imperiale e della prerogativa imperiale in ambito politico, e invece riportare gli uomini che vivono nel peccato e male della corruzione a una nuova conversione per riprendere il cammino verso la salvezza che era stato segnato da Paolo. Quindi vedete quanto è fondamentale. Questi, abbiamo parlato dei primi due canti, abbiamo visto che con i primi versi, poi Davide, poi Paolo, si fondano i modelli strutturali fondamentali dell'intero poema. Ora, rapidamente, vi accenno a un modello di cui ora non stiamo a leggere tutti i casi, che sono molto numerosi, che è un modello che non si incarna in un singolo personaggio, ma in una tipologia, che è il modello profetico. Cioè, quando Dante chiede a Virgilio: ma io perché venirvi, o chi il concede? Virgilio, se ricordate il secondo canto, risponde solo alla seconda domanda: chi lo concede? Dice: guarda, è venuta Beatrice, che l'ha mandata Lucia, che l'ha mandata una donna gentile, Maria, che l'ha mandata Dio stesso. Quindi, insomma, sta tranquillo, lo concede Dio stesso. Quindi questa violazione del limite non è follia. Dante dice: temo che la giunta non sia folle. Non è come Ulisse che varca un confine interdetto contro la volontà di Dio. No, lo vuole Dio stesso. Sta tranquillo. E Dante a quel punto va. Ma perché? Perché venirvi? Non ha risposto Virgilio. La risposta la darà soltanto Beatrice e poi altri personaggi, e la risposta sarà: perché, tornato a casa, devi scrivere tutto quello che hai appreso in questo viaggio, quello che hai visto, quello che hai sentito. E perché devi scriverlo? In pro del mondo che mal vive. Il mondo vive male e tu, per il suo bene, in pro, devi scrivere quello che hai visto. Inizia nel paradiso terrestre, in pro del mondo che malvive, al caro che Dio, che quel che vedi ritornato di là fa che tu scrive, e poi ancora nel canto successivo: così queste parole segna i vivi, e poi ancora quella celeberrima di Caccia Guida: naturalmente, rimossa ogni menzogna, tutta tua visione fa manifesta, perché no, lascerà un vital nutrimento, all'inizio sarà dura, come un sapore un po' sgradevole, ma poi lascerà un nutrimento vitale, quello che tu rivelerai di ciò che hai appreso. E poi altri personaggi, qui abbiamo Pier Damiani, il canto 21esimo, sino a una, poi ancora più avanti, qua San Pietro nel canto 27esimo, ma voglio chiudere con queste, con due passi, ecco, perché vedo che sono già oltre le 18, che mi ero fissato come termine di questa chiacchierata. Il primo è nel canto 25esimo del Paradiso: siamo nel cielo delle stelle fisse. Beh, avviene qualcosa di straordinario, un episodio molto lungo, dalla fine del canto 22esimo alla metà del canto 27esimo, è l'episodio più lungo dell'intero Paradiso. E tra le tante cose che accadono, Dante incontra i tre apostoli più amati da Gesù: Pietro, Giacomo e Giovanni, i quali lo sottopongono a una specie di esame festoso sulle tre virtù teologali: la fede, San Pietro, la speranza, San Giacomo, e la carità, cioè l'amore, San Giovanni. E gli chiedono sempre: che cos'è questa virtù? Tu ce l'hai? Da dove ti viene? Sono queste le tre domande classiche. Lo sanno benissimo che Dante sa rispondere a questa domanda, sanno che ce l'ha. Ma è una specie di festa, non è un vero esame. È da celebrare queste virtù prima di salire ancora più in alto verso la visione di Dio. Ebbene, il secondo incontro, quello con San Giacomo, ha una specie di preambolo. Cioè, prima di chiedergli che cos'è la speranza, tu ce l'hai, da dove ti viene, gli chiede, fa una specie di: dato che tu sei venuto in paradiso, rispondi a queste domande. Ma dice ancora di più: poiché per grazia vuol che tu t'affronti lo nostro imperatore, anzi la morte, nell'aula più segreta con i suoi conti, cioè poiché Dio vuole che tu incontri nella aula più segreta della corte del paradiso i beati più straordinari, cioè appunto gli apostoli, sicché
Ecco, perché Dio vuole che Dante vada in paradiso? Sicché, in modo che, veduto il ver di questa corte, la spene, cioè la speranza, che laggiù bene innamora, in te e in altrui, di ciò conforte. Cioè, perché Dio ti ha portato in paradiso e facendo incontrare i beati più alti del paradiso? Perché tu, veduta la verità della beatitudine paradisiaca, ritornato giù nella terra, possa riconfortare negli uomini la speranza del paradiso, la speranza della beatitudine. Ma questa forma, vedete, la spene conforte, confortare la spene, che è la seconda virtù teologale, ricorda in modo evidente la formula usata per Paolo, vediamo se la troviamo, è persa, ecco, per recarne conforto a quella fede. Conforto alla fede, la prima virtù teologale San Paolo, conforto alla speranza, Dante. Quindi Dante diventa una specie di Paolo, che però non è più l'apostolo o l'evangelista della fede, ma quello della speranza. Perché la fede è stata fissata in qualche modo una volta per tutte. Quello che gli uomini hanno perduto non è tanto la fede quanto la speranza. E questa che va rilanciata, e questa è la nuova missione di Dante, farsi poeta e profeta della speranza. E infine, in questo stesso canto 25esimo, santo tante cose, ecco, qua abbiamo quei due passi, li vediamo insieme, così li potete confrontare, la spene di ciò conforte, per recarne conforto a quella fede, che trasformano il modello profetico in un modello profetico e insieme paolino. E poi subito dopo, siamo sempre, vedete, nel canto 25esimo, alla risposta da dove ti viene la speranza, la risposta è, mi viene da tante fonti, ma per primo mi viene da David. Da molte stelle mi viene questa luce, ma quei la distillò nel mio cor pria, che fu sommo cantor del sommo duce. Ed è ancora cantore. Sommo duce, naturalmente, la somma guida dell'universo è Dio, e appunto prima si diceva il cantore dello Spirito Santo, qui è ancora David come cantore di Dio, come cantore degli salmi di lode per la grandezza di Dio e la grandezza del creato. In particolare si riferisce al Salmo 9 e a un versetto che dice sperent in te, sperino in te, questo versetto qua viene volgarizzato, nella sua teodia. In questo, vi dico solo, questo canto, il 25, si apriva con la nuova definizione del poema che stiamo leggendo, che nell'inferno era stato definito per due volte la mia commedia, questa commedia, e per questo lo chiamiamo così, commedia, ma all'inizio di questo canto 25esimo era stato definito poema sacro. Semmai continga anche il poema sacro, il poema sacro come la teodia di Davide. Bene, sperino in te, nella sua teodia, dice coloro che sanno il nome tuo, e chi non sa segue alla fede mia, e poi dice, sì ch'io son pieno, e in altrui vostra pioggia è tua. Cioè, la speranza è piovuta nel cuore di Dante, grazie a David e agli altri scrittori biblici, cita anche qua l'epistola di Giacomo, e ora il cuore di Dante è pieno di questa speranza, e vuole far ripiovere, desidera, questo è un presente pro futuro, in altrui vostra pioggia è tua, desidero far ripiovere a mia volta la pioggia della speranza sugli altri, sui miei lettori. Quindi vedete come in questo canto si uniscono questi tre grandi modelli, il modello profetico, quello paolino e quello davidico, che in questo modo, vedete, Dante si autorappresenta come autore di una teoria, di un poema sacro, e come poeta e profeta della speranza. Ecco, io chiuderei qui, non ho detto tutto quello che volevo, ma spero di aver dato l'idea.
grazie per questo excursus ricchissimo, questa ricerca filologica e di aspetti anche che a volte sono piuttosto sconosciuti, a volte vengono un po' tralasciati, perché c'è il percorso, cioè, più semplice, quello dell'approfondimento storico figurato. E io non so se ci sono altre domande. Che vado avanti un'altra volta. C'è un fondo? Io non so se... volevo solo fare un ringraziamento, perché lei ci ha permesso di vedere quel Dante che noi cerchiamo di spiegare ai nostri studenti come un uomo del suo secolo, un uomo religioso, ce l'ha fatto vedere proprio in trasparenza all'interno di questa, della sua opera, e soprattutto della sua profonda e consapevole fede, cioè era un uomo che aveva studiato la Bibbia, la sapeva maneggiare, la sapeva usare in modo simbolico e con una fede profonda, come ci dimostra. Poi sinceramente mi ha molto stupito questa, diciamo, questa rete che passa nella commedia di David, nel senso che David è veramente un personaggio significativo nella Bibbia, in quanto quest'uomo da un peccato poi diventa un santo, ma quindi ha proprio questo percorso nella sua vita in cui da uomo semplice diventa anche un re con delle responsabilità, eccetera. Quindi veramente è un'altra lettura, cioè ci porta in un'altra dimensione, una delle tante di Dante, quindi volevo ringraziarla proprio profondamente. Se posso rispondere brevissimamente, io sono io a ringraziare perché ha colto proprio gli aspetti fondamentali della mia chiacchierata e naturalmente ha colto anche, no, con grande consapevolezza nelle ultime sue parole, appunto questo è uno degli aspetti. Naturalmente Dante è un uomo politico militante, le ragioni politiche sono fortissime nella commedia e anche quelle di politica, diciamo, personale, di ha vissuto, era un politico fallito, diciamo la verità, a causa della passione politica aveva perso tutto, ha perso la patria, la casa, i suoi pochi beni erano stati confiscati e distrutti, ha perso tutto, era un esilio faticoso, doloroso, di miseria, di umiliazioni, di richiesta di ospitalità, non era una situazione facile. E quindi naturalmente vive la politica anche con un po' di, da una parte una lucidità utopistica incredibile, ma dall'altra anche un risentimento personale per le vicende che in qualche modo l'hanno toccato. E poi, non dimentichiamoci, è un poeta d'amore, cioè è uno che ha iniziato con le poesie d'amore, con la Vita Nova, e qui c'è anche Beatrice, cioè Beatrice appunto è quella che scende da Virgilio e gli dice amore, gli mosse. Quindi c'è questa dimensione dell'amore, di tutta la grande poesia amorosa del Medioevo che viene portata e trasfigurata all'interno di un poema più complicato dove assume una nuova funzione, ma è presente. E poi c'è questa dimensione, sono anche altre, ma questa dimensione appunto religiosa, perché il viaggio verso la donna amata diventa poi un viaggio verso Dio, perché Beatrice lo porta verso la visione e l'incontro con Dio. Quindi la tensione religiosa è proprio nella struttura narrativa e per di più, dove abbiamo cercato di vedere oggi, è presente in modo capillare in centinaia di occorrenze e poi può anche configurare dei percorsi identitari così forti come questi di Davide, di Paolo e di altri personaggi che vengono attivati per costruire proprio l'identità del personaggio e del poeta che poi racconta questa storia. Quindi la ringrazio molto per aver colto questi elementi. Prego. Buonasera, mi scuso innanzitutto per la voce, non so se mi sentite. Ringrazio anche il professor Letta, è sempre un piacere ascoltarlo. Forse mi sento. Usare questo. Forse non so se mi sentite bene. Volevo chiedere, approfittare della presenza del professor Letta, che ci ha illustrato alcuni dei modelli biblici per il Dante poeta, per il Dante personaggio,
E volevo chiedere se si può, se la Bibbia stessa rappresenta un modello per la commedia e fino a quanto si può spingere questo rapporto. E la Bibbia nel suo insieme non saprei, perché ovviamente la Bibbia è fatta di tanti elementi, di tanti libri, e, come appunto il professor Mazzucato mi ricordava prima, mi sembra che ve ne abbia anche parlato in un'occasione, e appunto a un certo punto uno dei libri più importanti della Bibbia, il libro profetico del Nuovo Testamento, cioè l'Apocalisse, diventa nei canti del preso terrestre, soprattutto nei canti 29 e poi 32 e 33, diventa un modello della grande processione simbolica, ma in quella processione simbolica ci sono proprio i libri della Bibbia, cioè sono i 24 signori, cioè personaggi anziani, solenni, eleganti, coronati di fiordaliso, il bianco della speranza, dell'Antico Testamento, cioè scusate, della fede, dell'Antico Testamento, i 24 libri dell'Antico Testamento, e poi abbiamo i quattro animali, cioè i quattro Vangeli, di cui parlavano Ezechiele e Giovanni ancora nell'Apocalisse, coronati in verde fronda, la speranza del Vangelo, della buona novella, e poi abbiamo i sette personaggi che rappresentano i sette altri libri del Nuovo Testamento, quindi gli Atti degli Apostoli, le Epistole di Paolo, le quattro Epistole minori e l'Apocalisse, per l'appunto, coronati invece di fiori vermigli, rossi, l'ardore della carità, no, della predicazione. Quindi la Bibbia è una roba complicata, c'è dentro tanto, e non credo che Dante volesse in qualche modo gareggiare con la Bibbia o in qualche modo porsi con il modello la Bibbia nel suo insieme, questo forse no, ma singoli elementi, singoli libri della Bibbia, singoli personaggi della Bibbia, sì, qualcuno parla, io qua mi sento un po' a disagio, parla di una sorta di Nuovo Testamento, è come se fosse un Nuovo Testamento. Ecco, io non lo so, perché entriamo nel qual era la volontà di Dante di porsi davvero come uno scrittore sacro alla stessa altezza, con la stessa autorità degli scrittori sacri canonizzati e canonici. Va bene, entriamo in una situazione, questo è anche uno dei motivi che ha provocato anche una certa diffidenza della Chiesa, perché insomma è uno che arriva e si arroga una autorità profetica, apostolica, ma chi gliela data? Cioè, ci racconta lui che è andata lì, ma sì, ce lo racconta lui, in qualche modo dobbiamo crederci come crediamo agli altri libri della Bibbia, cioè effettivamente qui io non entro in questa dimensione. Quello, anche i dantisti dicono, ma allora è vero quello che lui ha visto, è vero quello che dice, a che livello è vero, a che livello dobbiamo crederci? Quello che io posso dire come osservatore, lettore e studioso di fatti linguistico-letterari è che lui costruisce il testo come se costruisce nel testo questa autorità, questa voce profetica. Poi che noi ci crediamo, non ci crediamo, è un problema che collega la nostra coscienza di lettori e quella di Dante, di poeta, e non la mia, diciamo, di intermediario e di uno che aiuta a far venire fuori i fatti che sono nel testo. Però io ho toccato un tema per appunto. Ma è una cosa così, nel senso che l'identificazione delle tre belve, no? Che dovrebbero stare a rappresentare le tre inclinazioni al male, eccetera. Lei ha parlato della lupa, se non erro, come incontinenza. Però la lupa fra le tre belve è quella che respinge Dante inesorabilmente, lo fa ruinare in basso loco, eccetera, eccetera. Come si spiegherebbe il fatto che l'incontinenza invece rispetto alla violenza e alla frode è il peccato meno pesante, cioè quello che contraddistingue i dannati che sono più lontani dal centro del male, cioè Lucifero?
Quindi io, perché interpretare la lupa come incontinenza? Laddove poi è dalla frode, che sostanzialmente è l'atteggiamento di frode, che nascono tutti gli altri vizi a cui si ammoglia e quindi in pratica anche il cedimento a diversi livelli rispetto al male. Cioè io non capisco. Non è che io abbia la risposta, sono tentativi di capire, diciamo, la spiegazione tradizionale non sta in piedi, diciamo la verità. Questa triade lussuria, superbia, avarizia non c'è da nessuna parte. È Dante che mette questi tre vizi all'inizio e poi si dimentica, per cui alcuni dicono allora forse la lonza vuol dire l'invidia, perché la famosa triade invidia, superbia e avarizia viene ripetuta due volte nel canto sesto e nel canto quindicesimo. Però l'invidia non c'entra nulla con la lonza, col padre, quindi diventava un po' interpretare la lonza come lince, che non sta in piedi. Quindi. Allora, questa, dato che l'inferno è strutturato con queste tre grandi tipologie del male, queste tre bestie rappresentano il male, mentre nel mondo terreno è perfettamente logico che ci sia questa corrispondenza. Però giustamente dice, ma però le cose non tornano, perché qua l'ordine è rovesciato, perché prima la lonza, che sarebbe quella più grave, e poi quello che vince è paradossalmente quello che rappresenterebbe i peccati meno gravi. Allora io chiedo, non a lei perché non voglio essere discreto, ma lo chiedo un po' a tutti, ma qualcuno di voi ha mai compiuto degli omicidi? Spero di no. Qualcuno di voi ha mai compiuto delle frodi terrificanti come quelle che rappresenta Dante, che sono delle frodi o dei tradimenti mortali? No. Invece forse peccatucci di incontinenza, tutti, ecco, ci è capitato di farli nelle loro variazioni. Cioè, è un'idea, un tentativo di arrampicarmi sugli specchi, perché è una domanda che ovviamente mi sono posto anch'io. Cioè, paradossalmente, non sono i peccati gravissimi, di cui siamo consapevoli, no, della gravità, quelli che ci portano all'inferno, ma sono quelli meno gravi. Francesca, poverina, i golosi, eccetera, non è neanche un peccato quasi per noi, no? La gola o la lussuria, è una cosa che ci dimentichiamo, che ci sembra un peccato veniale. E quindi paradossalmente, questo è un tentativo, ecco, mi sembra che i peccati meno gravi possano essere invece, d'altra parte Dante come protagonista non si autoaccusa mai di peccati di violenza o di frode, ma invece poi insomma, si autoaccusa di superbia, si autoaccusa soprattutto di incontinenza, perché appunto di lussuria, di ira, la requisitoria di Beatrice va nella direzione della lussuria, l'essere diciamo immerso nel fuoco della terza cornice risponde alla... E poi c'è anche il fatto che appunto... No, appunto, sono queste due cose che ho provato, ma appunto è un'obiezione che è stata fatta tante volte, però mi sembra che questo tentativo, pur non essendo convincentissimo, però sia comprensibile, cioè che i peccati meno gravi paradossalmente sono quelli che a causa della minore consapevolezza del male compiuto che comportano, sono poi più pericolosi, perché portano una mancanza di pentimento, ed è quello poi che porta alla dannazione, non il peccato che porta all'inferno, è la mancanza di pentimento, perché il paradiso è pieno di peccatori, molti ora sono in purgatorio, in purgatorio sono tutti peccatori, ma saranno beati, quindi, e l'altro è con questa dimensione soggettiva che forse in Dante, però dall'altra parte non ho potuto ora, perché ci vorrebbe tutta una lezione su questo, sono talmente schiaccianti le occorrenze del pardus come simbolo di frode in tutta la cultura medievale. E per di più, se lei ricorda, anche dopo un po' di canti, Dante si era accorto che forse era rimasto un pochino vago, aveva visto che la gente non capiva che roba erano queste tre bestie, soprattutto la lonza, ma che roba è sta lonza? Allora cosa fa? Mette in scena, alla fine del canto 16, una scena stranissima. A un certo punto, per passare dal centro della violenza al centro della frode,
Esattamente, la signora, se lo ricorda, Virgilio dice a Dante: dammi quella corda che hai. Dice: io avevo una corda, non ci avevo mai detto questa corda, con la quale pensavi alcuna volta prendere la lonza alla pelle dipinta. Allora gli dà questa corda, la butta giù e risale questa bestia, Gerione, un mostro, simbolo di Froda, sozza immagine di Froda, perché ha la faccia da uomo giusto, simpatico, carino, il corpo di maculato, la pelle dipinta, usa proprio lo stesso termine, dipinta come dipinta la lonza, e poi ha una corda armata come quella di uno scorpione, quindi insomma diventa simbolo della Froda. E in qualche modo abbiamo due bestie, entrambe maculate, le uniche due, una è il simbolo della Froda, una, tutte e due sono legate dalla corda, è come se Dante ci dicesse: guarda, se non hai ancora capito cos'era la lonza, guarda che la lonza corrisponde a Gerione ed è simbolo di Froda. C'è questa, no, questa spia interna molto forte. Ma insomma, la signora non è convinta, quindi parleremo un'altra volta. Abbiamo anche un treno, e quindi bisogna che concludiamo. Io ringrazio veramente. Dunque, l'ultimo incontro è la prossima settimana, analizziamo Dante dal punto di vista psicanalitico, quindi c'è il tema della visione e dell'immaginario in Dante. Giovedì prossimo, grazie. Grazie per l'attenzione che mi ha dato.